Ciao, ciao, salve a tutti e rieccomi con un nuovo video. Questa volta è un altro video e devo ringraziare tantissimo, proprio tantissimo, Ombretta. E anche lei ha un canale qui su YouTube, ve lo metto sempre giù nel box informazioni. Ombretta, io ti ringrazio, anche perché non me lo aspettavo questo pacco, quindi non è stato uno swap, una cosa proprio, lei ha voluto farmi un regalo proprio di sua spontanea volontà, diciamo. Io non so che cosa ti devo dire, guarda, voglio cominciare subito a far vedere quello che mi hanno mandato. Allora, ovviamente era confezionato tutto stra bene, ma proprio tantissimo. Io poi ho fatto un po' a casaccio, l'ho tutto fatto. Poi c'è ancora, ci sono altre cose. Allora, comincio da queste. Mi sono piaciute tantissimo e le userò tanto, 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 anche perché mi sta facendo, adesso ve lo dico, mi stanno facendo entrare lei, Loredana, tutte le altre del gruppo del forum Mani Creative, mi stanno facendo entrare dentro il tunnel dello scrapbooking. Ebbene sì, mi stanno facendo entrare. Ho dovuto togliere la confezione perché pesava troppo, figurati. Bellissimo, guardate che colori. Tutti questi glow che vanno tanto quest'anno, bellissimo, e grazie Ombretta, grazie. Poi apriamo il pacchettino, vediamo cosa c'è dentro il pacchettino. Di tutto e di più, l'impossibile, proprio non me l'aspettavo. Allora, cominciamo. Era tutto questo qua, ovviamente adesso lo conservo. Questo è uno stretto, questo credo che sia raffia, sì. Lo conservo come questo perché adesso non si butta niente perché si ricicla tutto. E cominciamo. Dei fili d'organza, li apro. Allora, credo che siano un metro ciascuno. Azzurro, rosa, viola bellissimo, mamma mia che bello sto viola, viola e bianco sottile sottile. Poi come si chiamano questi qua? Io ancora non sono preparato. Non è il timbro, ma l'inchiostro, il tampone, ecco, il tampone. Insieme al tampone ti ringrazio tantissimo, fra l'altro, perché io ho comprato tanto tempo fa, tipo un anno e mezzo fa, gli stampini, quelli della stamperia, che usavo per fare i saponi. Non so se avete visto gli altri miei video, comunque li usavo per fare i rilievi sul sapone. Siccome ne ho tanti, veramente tanti, adesso li potrò usare anche diversamente, diciamo per il loro vero scopo, fare il timbro. E allora, c'è questo qua che è un, diciamo, il color pistacchio, lo stampino, ancora con lo stampino, buonanotte. Oddio, compro la vocale, avete capito perché l'ho detto pure prima. Comunque, questi poi mi hanno dato questi stampini che sono veramente bellissimi. Praticamente sono sul tema della fortuna, perché c'è il trifoglio, poi c'è scritto un altro timbrino con scritto Lucky of the Irish, poi tutti, diciamo, i trifogli piccolini, poi to have lucky you, you to have love you, boh, lucky, comunque tu sei la mia fortuna, cose del genere. E poi ci sono i puntini, vi faccio rivedere. Anche questo è proprio delizioso come cosa. Proprio mi ha mandato un set per crearmi, adesso vi spiego cosa. Poi, tadam, cioè guardate qua. Poi dice uno, ma una bustina piena di brillantini che si attaccano su dove vuoi. Poi questi sticker con le coccinelle e insetti farfalline, insetti vari. Eccolo qua. Poi, questi qua ancora non li ho aperti. E li apro insieme a voi, ho solo visto prima, ho aperto solo il pacchetto. C'è scritto un po' di decorazioni. E qua adesso comincia il dolore, perché ora vi spiego una cosa. Mi ha mandato tutte queste striscette stupende, guardate quanto sono belle.
che io ancora non ho la minima idea di come si facciano, nonostante vedo anche i video di Kiki, di Loredana che stanno facendo un sacco di cose, ombretta, e sto vedendo però ancora non ho realizzato se li fanno con le forbici o questi qua li devono tagliare con la Big Shot, non so. Guardate che bella questa, credo che si chiami tag o comunque una cornicetta. Che io utilizzerò, so già perché. Eccola qua, bellissima. Fra l'altro, ombretta, mi rivolgo a te. Mi devi dare dei consigli perché voglio comprarmi la Big Shot. Ne parliamo in privato. Poi, questa cosa che è carinissima, è fatta tipo a spirale. Aspettate. Cioè, voglio sapere se questa cosa l'hai fatta con la Big Shot o l'hai ritagliata a mano, ecco. Cioè, ecco qua. Ta-da! Ta-da! Questa qua ho una mezza idea già di che cosa ci farò. Poi, vado veloce perché sennò qua. Questi, ma che sono belli, non li avevo visti. Allora. Fiorellino azzurro, non mi, purtroppo non vi so dire come si chiamino proprio l'oggetto perché di scrappo ancora sono a zero. Questo rettangolino, poi due fiocchi, uno azzurro e uno rosso. Questo mezzo cerchietto bianco, sempre rettangolini arancione e rosso. Questi si mettono tipo per scriverci qualcosa sul foglietto, così sono molto utili. Poi, mezzo cerchietto blu, ma che sono belli qua. No, ombre. Questi qua sono, credo che si dicano, correggetemi, perdonate la mia ignoranza, embossati. E guardate questi fiori, credo che rappresentino dei fiori. Guardate quanto sono belli, bellissimi. E spero che li stiate vedendo. Poi l'hanno mandato azzurro e giallo. E guardate questa. No, bellissima. Che bella, tutta in rilievo. Fatta la stella marina. Questa è da vedere proprio da vicino perché se no non rende. Bellissima. Poi. Ah, non ce n'è ancora qua. Ui. Il secchiello con la paletta e il rastrello, simpaticissimo, e un pallone. Credo che ci farò qualcosa col tema della spiaggia. Io ho anche la sabbia, chi mi segue sul mio gruppo o sul gruppo di Mani Creative sa a cosa mi riferisco. Poi dei tatuaggi, tattoo. Guardate quanto sono belle queste pinzette, pinzettina. Che chiudeva il tutto, poi questi due fogli embossati stupendi, meravigliosi, bellissimi. C'è questo a fiori che è la fine del mondo. Poi io che mi faccio la carta da me, sarebbe anche una bella idea poi imbossarli così. Io una mezza idea già la sto facendo, un pensierino ci sta. Poi questo qua fatto così a pallini, io spero che vediate tutto perché ho la luce. Vediamo se. Eccolo qua, così. Poi uno rosa e uno verde, fatti a zig zag, non so come si chiami la trama, però molto molto carina. C'è questo qua verde e questo qua rosa. Poi perché voi dite, mamma mia, è finito qua il pacchetto? No, è finito qua ancora. Poi, tigrotta, scendi, tigra. Un po' un album da decorare, vediamo. Allora, praticamente, ecco qua. Prima viene questo che ha l'angolo, diciamo, un lato tagliato a tondino. Poi c'è uno, due fogli e un altro, diciamo, la chiusura. Una domanda che ti voglio fare, questo qua lo posso chiudere anche con il filo così, diciamo di raso? O devo comprare gli anellini da mettere? Non lo so, rispondetemi anche a voi se lo sapete, se si può fare tutti e due. Poi,
biglietti da montare, scusate, buste, biglietti da montare. Allora, vediamo, qua ci sono questi bigliettini molto carini da colorare, bene o male, anche, ma anche bianco e nero si possono lasciare. Perdonate il rumore che state sentendo, perdonatemi, però c'è mio padre che sta facendo il giardinaggio fuori, sta tagliando l'erba, quindi ci posso fare niente, però lo volevo fare assolutissimamente questo video oggi. Due muffin, guardate quanto sono carini i muffin. Poi questo è un decoro tipo ghirigoro con i fiorellini. Perdonatemi veramente il rumore, perdonatemi. Poi, mollettina che si è rotta, però è tanto carina. Siccome so dov'è l'altro pezzettino che ce l'ho, la incollerò perché mamma mia è bella da morire. Troppo simpatiche queste mollettine. Poi, questo qua che sono tipo delle tag, quanto ho capito si chiamano così, bellissime. Il mio nome è scritto sotto, guardate quanto sono carini. Bellissimo. E poi qua, qua mi dovrete aiutare. Parlo ovviamente con ombre. Mi dovrei dire come si montano, perché zero proprio. Mi ha creato con dei cartoncini, credo siano delle buste. O dei comunque delle, sono dei fogli che hanno, diciamo, il rilievo a alcune parti che si piegano, però ahimè non so come si fanno, ecco. Poi ce n'è una sul bianco, questa è con, ma che bella questa, credo che sia una busta da fare un bigliettino. Bello, grazie, che ogni volta mando, quando faccio dei pacchetti o magari degli swap, mando sempre delle cose squalidissime, tipo un foglio bianco con scritto ciao, pipì, parapà. Ma non ci metto niente, quindi questo qua è, grazie, utilissimo. Poi c'è un altro giallo che è stupendo. Voglio sapere come si fa. Tiri, bellissimo. Poi non è finita qua, per questo vado un po' di fretta. Un pochettino di fretta. Allora, scatoline sempre da montare e decorare. Vediamo. Ta-da, una bianca, due bianche. Ovviamente sono ignaro di come si montano. Aspetto di sentire lei. Mamma mia, questa qua cosa si fa? Sembra il busto di una donna. Viola, che simpatica. Chissà che scatolina sarà. Non lo so, ma già così mi sta simpatica. Ah, questa è la classica busta, ho capito come si fa. Qua ci sono arrivato, eccola qua. Mamma mia che bello, ma questi qua come li fai? Boh, mistero. E un'altra bustarella qua, eccola qua. Ma non è finito, no, non è finito. Ho lasciato il meglio per ultimo, cioè guardate qua, l'ho sempre desiderata questa, però dalle mie parti non, di ste robe non ce n'è. Le forbici fatte a zig zag, cioè questo è anche solo il classico bigliettino che faccio io squallido bianco, con queste qua tagliando i bordi, facendoli a zig zag, già viene una cosa più decente, più carina. Io non so che ti devo dire, ombretta, grazie, guarda. Proprio ti mando un bacio con tutto il cuore, grazie, perché è una cosa che non mi aspettavo proprio, è stata proprio una sorpresa e non so che dirti. Poi, l'ultima cosa, ma sono tenuta per ultima, che non so se l'avete notato, forse qualcosa, qualcuno avrà notato qualcosa. C'era questa bustina all'interno, ho scritto, un regalo per te, perché gli altri chissà per chi sono, giustamente, un regalo per me. Allora, ve lo faccio vedere più da vicino. Ma siccome ormai è saldato praticamente sul mio corpo, perché l'ho proprio chiuso, legato, e mi sto mettendo tutti i braccialetti che mi regalate, non vorrei che mi arrivassero fino a qua prima o poi, però è bellissimo, mi devo avvicinare perché ve lo voglio far vedere bene. Guardate, questo qui con lo scarabeo,
È bellissimo, è una sciamballa preparata con questa perla scarabeo smaltata, bellissima, è piaciuta tanto anche a mio fratello, ma haha, è mio. E queste due perle in legno lo sopra è Laterali. quello che mi ha fatto Daniela. Niente, adesso dovrò mettere, mi dovevo creare una scatola anche per lo scrap da mettere la roba scrap dentro. Io ti ringrazio, basta, non so più che dirti, guarda. Ombretta, grazie, grazie, grazie. Vi raccomando, se non conoscete il suo canale, andatelo a visitare perché merita, fa della roba dire meravigliosa e poco. Io la seguo ormai da un po', quindi so quello che fa e ve la consiglio a tutti. Un bacione, andate a visitare il suo canale. Grazie ancora, Ombretta. Un bacio a tutti quelli che hanno guardato il video fino a questo punto.